Mi permetto allora di dare avvio a questo incontro stamane che ci permette di discutere un libro importante, recentemente edito dall'editore Mulino, Lezioni di filologia classica di Luciano Canfora. Ne parliamo naturalmente con l'autore e anche con una collega dell'Università di Pavia, Livia Capponi, che ci aiuterà anche a portare questo argomento sempre di più all'interno del festival. Io mi limito proprio a una presentazione generalissima del volume nei suoi elementi proprio strutturali per poi avviare la discussione. Il libro nasce da un corso accademico che il professor Canfora ha tenuto negli anni 1984-85 all'Università di Bari, quindi diciamo, un'immersione nella sua attività didattica nella prima fase della sua carriera, che fu trascritta da una studentessa, da una giovane studiosa, Mariella Cagnetta, che poi è diventata studiosa di primissimo rilievo, purtroppo prematuramente scomparsa, e da quel materiale è poi stato tratto il testo, naturalmente rivisto per le necessità anche editoriali dall'autore, e quindi questo libro ci permette innanzitutto di immergerci davvero nella prassi didattica. E per fortuna, come non di rado accade naturalmente nei libri di Luciano Canfora, una sintesi particolarmente efficace, direi anche armonica, tra gli elementi tecnici che fatalmente bisogna veicolare in un corso universitario e però anche un unitore espositivo su una materia non semplice che ne consente naturalmente la fruizione anche a un pubblico non necessariamente specializzato in fatto di critica del testo. Fondamentalmente credo di poter dire che questo libro insegna agli studenti di Bari e poi per fortuna oggi a noi tutti a porre il problema di come si trasmettano i testi e di come si ponga l'editore moderno nella necessità di riportare una vasta e disordinata massa testuale entro un disciplinamento il più possibile vicino all'originale. L'elemento naturalmente, come dire, anche nobilmente utopistico di questo lavoro deve essere sempre ben chiaro: il raggiungimento dell'obiettivo finale è soprattutto una grande meta. Noi siamo sempre in difficoltà nel chiamare originale o testo autentico le edizioni che leggiamo, ma appunto questo libro insegna a produrre questo lavoro e a contestualizzarlo nell'ambito storico. Ciò detto, la prima domanda che mi verrebbe da porre a Luciano Canfora e che cosa abbia significato per lui questo lunghissimo tirocinio pluridecennale sulla critica del testo, e vorrei dire in particolare perché un libro di questa natura possa inserirsi nell'ambito di un festival dedicato all'Oriente Occidente, perché la critica del testo possa, come dire, aiutare a comprendere anche questo rapporto che nel caso del festival è oggetto ormai da qualche giorno di importanti riflessioni. Grazie. Dunque, la prima parte della domanda spingerebbe all'autobiografismo, che è un genere letterario pericolosissimo. In minima parte mi lascerei andare appunto a qualche informazione su questo, visto che mi hai posto questa domanda. Potrei dire che tutto comincia, per mio difetto probabilmente, dalla lettura delle Guerre civili di Appiano, che è un bel soggetto, perché poi forse lui si chiamava Appione in realtà, no? Appianos è la grecizzazione del suo nome. Secondo Marx, lettore entusiasta dei classici, era un egiziano dalla testa ai piedi. Tecnicamente è vero, nel senso che era nato ad Alessandria, quindi. Poi, se venisse dal substrato egizio, se fosse greco-macedone o di quinta generazione, non lo sappiamo. Però ci serve anche perché Alessandria è un incrocio tra i due mondi, no? È perfettamente l'ombelico del mondo, potremmo dire, dal punto di vista culturale, del mondo antico. E partiva questa mia così infantile, giovanile
percezione del problema da un fenomeno che tuttora non riesco a spiegare fino in fondo. Ormai gli anni sono passati dal 1958, nel frattempo sono caduti gli imperi, no? Altri ne sono nati, e tuttavia c'è un fenomeno curioso. Le stesse parole, cioè un'intera pagina, diciamo così, identica in due punti diversi della sua opera. Mi ricordo anche i capitoli, il terzo libro, la divisione in capitoli nostra naturalmente moderna, il capitolo 77, il quarto libro, il capitolo 58, racconta un episodio trascurato ma importante, cioè l'ammutinamento nella città di Apamea delle legioni cesariane mentre ormai insomma Cesare è stato ucciso, l'ammutinamento è cominciato lui vivente ed è andato avanti. Come si spiega che un autore scrivendo questo libro si ripeta verbatim, no? Con una piccolissima variazione, cioè la seconda volta lui dice le cose andarono così, però secondo Livio, ma in realtà c'è scritto secondo Libone, il vecchio Perizonio cambiò il Libone in Livio, Liboni, Libio. La critica congetturale va adorata, ma è pericolosissima naturalmente, no? Non voglio fare il Romagnoli che rideva sul divinazio dei filologi, però c'è un elemento di arbitrio evidentemente. Tentai varie spiegazioni, Gabba accolse uno scrittarello che avevo fatto sull'argomento negli studi classici orientali, lui viveva, insegnava a Pisa all'epoca. Io poi mi convinsi di aver sbagliato e gli dissi ritiro questo articolo, lui disse ma sei matto, quindi l'articolo fu pubblicato con delle ipotesi secondo me vulnerabilissime, però insomma era un avvio. Contemporaneamente sul problema delle varianti, diciamo pure della differenza, in questo caso paradossalmente d'autore, perché è lui stesso che a un certo punto modifica quello che sta scrivendo, che per il resto è identico, e per l'altro i contenuti. E quindi noi che siamo, nonostante tutte le critiche possibili, storicisti pasqualiani, questa vicinanza, intrinsechezza della ricerca storica e della ricerca critico-testuale la sentiamo come unica vera, come la strada maestra, va bene? Fatto questo preambolo e tutto quello che è venuto dopo, ho incontrato persone che mi hanno insegnato un sacco di cose, fra loro molto diverse. Mi ha parecchio influenzato un uomo notevole, secondo me, molto estroso, che si chiamava Emer Denger, un scolaro di Alphonse Dain, ribelle contro Dain, che lui definiva un Falstaff, quindi proprio tutt'altro che benevole come definizione. E uomo geniale che ha intuito alcune cose di cui Dain si è anche appropriato, come fanno spesso i professori, che usano le tesi degli scolari per pensare dei pensieri già pensati, ma pazienza. E un altro che mi ha molto influenzato, altrettanto estroso, suo grande amico, era Russo, Carlo Ferdinando Russo, il quale aveva esordito in maniera molto tradizionale, bin in interpolazione dentro lo scutum di Esiodo. Yachman l'aveva addestrato quando lui andò a Colonia da Pisa. Yachman disse: lei, dottor Russo, è piuttosto disordinato, perché lui era molto pasqualiano, Yachman era l'esatto contrario, e quindi il seminario tedesco doveva essere una cosa rigorosa in cui si sapeva già dove si andava a finire. Mentre Pasquali, che era un uomo geniale, lo diceva lui stesso, andava a lezione impreparato, nel senso che portava un testo e su quello si discuteva alla pari tra tutti coloro che partecipavano, indipendentemente dal rango. Quindi lui ha incominciato così, ma poi si è concentrato su un punto che credo sia appassionante, ricavandolo in sintesi da Les Manuscrits di Alphonse Dain, una sortita piuttosto, come dire, incalzante di Dain. Quanti problemi
testuali risolveremmo, come più facilmente ci avvicineremmo al testo scaturito dall'autore, se sapessimo la forma materiale del manoscritto d'autore, cioè come concretamente componevano. Ora abbandono tutto questo. Mi ha molto influenzato questa problematica. Lui poi si invaghì di un tentativo nobilissimo ma difficile, cioè, dopo aver attraversato tanti testi tra loro diversi, Giuliano Imperatore, Edward Frankel gli diceva: ma com'è che non ti annoi a occuparti di Giuliano, fai un commento alle Rane di Aristofane. E lui diceva: non so da come cominciare. Prendi il verso che ti piace di più, parti da quello. Ma lui non ha mai fatto il commento alle Rane, ha scritto un bel libro, Storia delle Rane. Ma di lì Aristofane, Esiodo, Seneca, Satirico, alla fine Omero. E l'idea di riuscire a capire la chiave della composizione omerica, che certamente c'è. Poi suo padre era un grande letterato e studioso di autori italiani, e quindi Dante, la composizione artistica della commedia. E una volta mi disse: sai, mio padre diceva, insieme dovremmo fare un commento a Virgilio, però che non hanno mai fatto naturalmente, perché Virgilio è l'altro gigante col quale cimentarsi. È un insegnamento che mi ha molto influenzato. E combattete con i grandi autori, no? Perché ritagliarsi l'epigramma postultimo e cincischiare va benissimo per ottenere qualche risultato accademico, però i grandi problemi e i grandi temi vengono da questi pilastri, diciamo, della cultura mondiale. Va bene. E però, facendo questa mia divagazione della quale chiedo venia, vengo alla seconda parte legata alla prima. Nel medesimo tesoro intellettuale pasqualiano c'è una frase che lui scrive poco prima di morire, non sapeva che sarebbe morto ovviamente, la introduzione breve, piuttosto densa, alla traduzione italiana del Mars, fatta da Nello Martinelli per Le Monnier. Lui aveva avuto una crisi personale anche di salute fortissima, dopo la fine della guerra, a cavallo insomma tra l'occupazione tedesca e la liberazione, e lentamente tornò agli studi, spinto fra l'altro dal giovane russo, no? Che lo costrinse a fare una recensione su Belfagor di un lavoro importante su Callimaco. Si rimette a studiare e promette una nuova edizione della Storia della Tradizione Critica del Testo, che era apparsa nel 1934 e che riappare nel 1952 con una lunga nuova introduzione, vari appendici, però non lo riscrive, il corpo del libro è uguale. Però contemporaneamente promuove la traduzione italiana del, come chiamiamolo, il breviario di Mars, cioè la critica del testo, le originarie 18 pagine sublimi, poi dilatate con un appendice, che lui definì critica textualis geometrico more demonstrata in questa introduzione. Era lontano alcuni anni luce dalla mentalità dogmatica di Maas, Paul Maas, del quale parliamo come se fosse un amico, ma è forse non notissimo, però insomma, un personaggio decisivo nella storia dei nostri studi, autore di questo trattatello che vorrebbe insegnare come si fa a ricostruire il testo. In questa introduzione lui dice una cosa che mi ha sempre disturbato: questo metodo, descritto in maniera appunto geometrica, sublime, sintetica, dogmatica oserei dire, da Maas, vale per qualunque testo scritto tramandato, o sia pure cinese o bantu. Bantu io ovviamente non saprei come cominciare, ma per una letteratura che si esprime o raggiunge la scrittura attraverso ideogrammi, le regole maasiane valgono? Cioè la comparazione delle varianti da raffrontare scegliendo quelle non singulares,
non lo so, credo però che sia un problema non facile da risolvere. Una volta inventammo un incontro proprio su questo argomento, filologia sui testi orientali, filologia sui greci, i latini e i loro discendenti, insieme a Enrico Hen, tanti anni fa. E anche lui era piuttosto sorpreso di questa formulazione così, che secondo me scaturiva da un finto entusiasmo per il pensiero di Maas, perché se c'era un uomo che ha spiegato a noi in maniera convincente che ogni testo ha una sua storia particolare, è proprio Pasquali medesimo. Però insomma, questo universalismo era lì più affermato che sostenuto. Invece sono convinto, insomma, è una parola troppo roboante, insomma, tendo a pensare che ci sia una differenziazione geografica e storica contemporaneamente nei modi della trasmissione testuale. Per dire, intanto cominciamo dagli operatori, no? Copisti. No, noi abbiamo quello che ci è arrivato perché qualcheduno si è dato la pena di ricopiarlo, altrimenti non so, potremmo aggiungere un'altra cosa non meno come dire generica, ma da non dimenticare, che senza i romani non avremmo i greci. Quindi l'impero romano ha fatto atti criminali su tutta la terra conosciuta, però ha trasmesso tutto quello che ha deciso di trasmettere del mondo che via via occupava. Va bene. Allora, copisti occidentali, copisti di area bizantina, quindi copisti che hanno tra mano da un certo momento in avanti testi latini, ancora la Gallia del IV secolo al tempo di Ausonio, un letterato noiosissimo, che ha testi greci anche sotto mano, non solo latini, le Lettres Grecques en Occident, no? Un libro non da trascurare mai. Però da un certo punto in avanti la lingua dei testi che loro ricopiano è sempre meno nota, cioè, è come una lingua appresa per svolgere un'operazione colta. Quindi non c'è una continuità linguistica latina, che a un certo punto si spezza. No, non è la stessa cosa nella Pars Orientis, nel senso che i copisti non hanno mai perso il greco e lo parlavano, lo pronunciavano in maniera diversa, lo arricchivano di parole venute dal turco, dal latino, dal veneziano, però erano grecofoni. E quindi il modo di trasmettere testi greci in ambito greco è, potremmo dire, più rassicurante in linea generale che non per la tradizione latina. Questo determina già una differenziazione concreta nella capacità di chi opera e nel risultato. Per non parlare poi di testi pieni di parole greche ma latini, come non so, le lettere di Cicerone, per esempio. Tante volte lui, come faceva Marx, metteva parole inglesi, italiane dentro le sue lettere, per lo più scritte in tedesco, e Cicerone faceva la stessa cosa con persone di pari cultura, e quelle parole greche diventano dei mostri nella tradizione manoscritta, perché greco non legitur davvero, insomma, questo è. Altro elemento di carattere questa volta non geografico ma storico, e secondo me antieducativo dire il metodo è quello, o che si tratti di Eschilo o che si tratti di Tzetzes, ma per una ragione ovvia, che cioè testi, diciamo, di epoca tardiva, bizantini, dopo l'anno 1000, nati dopo l'anno 1000, sono talmente vicini alla tradizione manoscritta che ce li consegna da non comportare i disastri che certamente sono avvenuti nell'arco di 1500 anni prima di approdare alla scrittura. Quindi dire che il metodo è lo stesso, si può sperare di intravedere una fonte unica e quindi il famoso archetipo, cioè il punto di partenza, l'antenato immediato dei manoscritti nostri, quando siamo in grado di ricostruire più o meno il cammino dal punto di vista non solo geografico ma temporale. Molto meno quando c'è di mezzo la storia di un millennio e mezzo con tutto quello che ha comportato, a cominciare dal cambiamento della forma stessa del libro.
Quindi dire metodo uguale, no, la cronologia è determinante. Poi ci sono i capricci, potremmo dire, disciplinari specifici, no? Una volta mi capitò di dibattere sulle pagine di Belfagor su un tema con un medievalista insigne, il quale approdava un'idea curiosa, che cioè quello che è penetrato nel testo fa parte della tradizione, quindi nell'edizione bisogna inglobarlo. Va bene, vabbè, basta saperlo, è il caso di dire, però a quel punto l'idea che siamo davanti ad un testo ricostruito si indebolisce moltissimo. Ultimo punto, poi mi taccio perché sto straparlando. Oriente e Occidente, c'è sì un fatto storico colossale, gli arabi. Cioè, noi abbiamo a un certo punto ritrovato Aristotele grazie a loro, e passando questo grande gigantesco autore per le loro mani, traduzione araba che diventa latina, e poi si torna addirittura agli originali greci, ai testi di partenza. Cosa si parla sempre, no, del pericolo islamico, va bene. C'è sempre un pericolo del quale darsi preoccupazione, quindi va bene. Ma quando questi approdano nelle province più colte dell'impero, la Siria, la Palestina, l'Egitto, non fanno tabula rasa, ma sono protesi a impadronirsi della cultura elevata dei paesi che stanno occupando e in cui vengono accolti in realtà come liberatori. Processo analogo a quello per cui i latini si sono messi a tradurre i testi greci da subito, no? Dal povero Livio Andronico, prigioniero Taranto, la sconfitta di Pirro 280 avanti Cristo, e la letteratura latina di traduzione, quindi tutta la disputa nazionalistica, originalità, va bene. E gli arabi hanno fatto lo stesso, con una selezione interessante, potremmo dire nobile, dal mio punto di vista, magari altri pensano l'esatto contrario, i filosofi, gli scienziati, i medici, e quindi quell'opera straordinaria che è un po' l'analogo della cosiddetta biblioteca di Fozio, il Fikrist di Al-Nadim, che io non leggo in arabo naturalmente, ma ci sono traduzioni inglesi più o meno accettabili, è il catalogo, no? Il Fikrist vuol dire il catalogo. Il catalogo di che cosa? Dei libri, mentalità universalistica, no? Un po' come Callimaco i Pinnaces. Il settimo capitolo di quest'opera mette in fila i libri greci che noi arabi abbiamo tradotto e che sono per noi importanti. Ed è un catalogo straordinario in cui Galeno campeggia naturalmente. Galeno che viene poi non solo tradotto ma commentato, no? Mi capitava giorni fa, credo, di ricordare Unain ibn Isaac, il quale ha lavorato sul testo con studiosi cristiani, grecofoni, in un'Alessandria fervida. Hanno un merito enorme nella conservazione dei testi greci e nella interpretazione di essi. In alcuni casi mi pare di ricordare che quel manoscritto palinsesto di Archimede, no, che contiene quel gioco, Paignion, non mi ricordo, lo conoscevamo da citazioni in arabo. Ora il palinsesto adeguatamente trattato ci restituisce gran parte di quel testo. In Francia, un tempo addietro, è scoppiata una polemica, ma chiaramente strumentale. Non abbiamo nessun debito verso la cultura araba perché forse Aristotele era noto in Bretagna dopo il 1100. Sarà anche vero, chissà poi chi Aristotele era. Questo non cambia moltissimo rispetto al cammino da Oriente a Occidente del maestro di coloro che sanno.
Io adesso vorrei sentire naturalmente la voce di Livia Capponi, che è una storica antica, ma che ha una particolare specializzazione, è una delle maggiori studiose della cultura tolemaica romana in rapporto con il mondo giudaico, e quindi diciamo ha un punto di osservazione sull'uso dei testi, sull'uso delle fonti, sull'uso anche, diciamo così, della problematicità della ricostruzione dei testi proprio al confine, nel limite tra il mondo che noi chiamiamo occidentale e quello orientale. Da questo punto di vista il suo intervento quest'oggi può aiutare nel dialogo con Luciano Canfora a riportare sempre di più le questioni che il libro tratta all'interno del nostro festival. Grazie al collega Luciano Bossina. Io anzitutto volevo appunto sottolineare, insomma, ringraziare il professor Canfora per questo libro, perché in 180 pagine riesce a sintetizzare in modo molto chiaro e molto leggibile tutta veramente la storia di questo cammino della filologia classica e riesce ad affrontare, a chiarire davvero per un pubblico allargato, c'è anche un utilissimo glossario alla fine, la storia di appunto di questo metodo di cui abbiamo parlato, no? Il problema dell'archetipo, il mitico originale che forse non esisteva nemmeno, e il ruolo, l'importanza, perché è importante leggere questo libro anche se non si è filologi, io sono una storica, perché fornisce appunto una storia di questo paradigma indiziario, no? Che mette al centro l'errore come spia di appunto un cambiamento. Poc'anzi il professore ha sottolineato come anche nella sua formazione lo studio dell'aspetto librario anche di un'opera, di capire come lavoravano gli scrittori e su quale supporto il testo era steso, può dare veramente un grosso aiuto non solo ai filologi, diciamo a coloro che fanno questo mestiere, ma anche agli storici, a coloro che si occupano di storia, di storia culturale e molte altre discipline. Quindi a questo proposito, anche appunto avendo io frequentato, diciamo, la disciplina della papirologia, mi è interessata molto la parte in cui il professore spiega che la nascita di questa disciplina, la papirologia, e l'affiorare di questa messe di papiri che contenevano frammenti di testi letterari e documentari, naturalmente, abbia fatto appunto affiorare questa molteplicità di varianti già in epoca antichissima, quindi abbia fatto capire, contro appunto quel dogmatismo di cui si parlava prima, molto rigido, abbia fatto capire che già nell'antichità c'erano moltissime versioni, tutte che potrebbero, è difficile dire se quale di esse potesse essere più autentica di un'altra, c'erano varie versioni. E quindi c'era una contaminazione orizzontale anche tra testi prodotti in diverse regioni. Quindi, diciamo, una prima domanda, un primo impatto di questo libro può essere appunto la domanda a cui naturalmente il professore già risponde in alcune pagine, cioè come gli autori, no, nel passato, già nell'antichità, riuscissero a controllare, per esempio, la loro stessa opera, cioè si perdeva poi il controllo di ciò che si scriveva, oppure appunto si parla di depositare le opere in una biblioteca, oppure appunto come si rendeva riconoscibile l'autenticità di un testo, con quali segnali che noi possiamo identificare leggendo i testi. E diciamo questa situazione di pluralità, per non dire di pluralismo, di edizioni e di prodotte anche da lettori attivi, si ricollega anche appunto al tema di questi incontri, cioè Oriente, Occidente, Alessandria, appunto la biblioteca alessandrina come, diciamo, punto di incontro tra Oriente e Occidente, anche perché, per esempio, anche nella tradizione della traduzione della Bibbia in greco, la Settanta, di cui non si parla in questo libro, però si accenna appunto anche a questo,
Ecco, in questa traduzione si riscontrano alcuni degli elementi descritti dal professor Canfora come caratteristici del mondo antico. In particolare, appunto, c'è un'opera, la lettera di Aristea a Filocrate, un'operetta scritta probabilmente in epoca tolemaica da un ebreo ad Alessandria, che racconta la storia della traduzione della Bibbia in greco, appunto, sotto un re Tolemeo, e si dice che già erano in circolazione diverse versioni di questa di quest'opera, appunto del Pentateuco, c'erano già diverse versioni di vari libri, e però non erano corrette. Quindi a un certo punto vengono invitati, diciamo, dei sapienti, dei traduttori da Gerusalemme ad Alessandria, e si dà loro il compito di produrre un'edizione greca di quest'opera. E il racconto, naturalmente, è infarcito da elementi novellistici o comunque di carattere apologetico, però vengono utilizzati in quest'opera dei riferimenti al metodo filologico alessandrino, cioè si dice che prima c'era la lettura, poi c'era la discussione, poi c'era la interpretazione o traduzione. L'unico passaggio, diciamo, che la versione della Bibbia che appunto gli ebrei, gli egiziani anche di Gerusalemme evitavano, e anzi contro il quale scagliano una maledizione finale, è il passaggio secondo cui si può criticare un testo già edito, cioè una volta edito quel testo sarebbe rimasto così per sempre. Quindi questo secondo me è una storia interessante, perché mostra come appunto Alessandria fosse un crocevia nel quale naturalmente molti hanno parlato anche di imperialismo culturale, dei re Tolemei che facevano tradurre in greco tutti i libri di storia e di mitologia dei popoli da loro dominati, però insomma in particolare appunto il popolo ebraico utilizzò il greco, e grazie, diciamo, alle traduzioni in greco, fedeli o infedeli, più o meno discusse naturalmente, sono giunte fino a noi alcune opere. Quindi ecco, anche questa storia secondo me può darci un indizio di questa importanza, insomma, del metodo filologico già in antico come uno sforzo che tentava di produrre dei testi autentici. Invece, poi, tornando alla questione iniziale, volevo appunto chiedere al professore come un po' la domanda che fanno, no, anche gli studenti a me quando studiano papirologia, cioè di fronte a un documento frammentario, come si fa a stabilire se è autentico? Non è facile, naturalmente, anche perché dai papiri non soltanto sono emersi degli autori conosciuti, appunto Omero, o autori che si possono raffrontare con la tradizione manoscritta medievale, ma abbiamo degli autori sconosciuti e anche dei frammenti, per esempio perfino i documenti, no? I documenti, ci si può chiedere se siano veramente dei documenti oppure se siano un frammento di un documento rielaborato da un copista, da un editore. Oppure, per esempio, altro aspetto che mi interessava moltissimo, a cui il professore accenna in un capitolo, è l'interferenza di diversi generi letterari che poi non sono in realtà giunti fino a noi, per esempio gli opuscoli oppure i pamphlet. Spesso, occupandomi di storia antica, mi rendo conto che all'interno dell'opera degli storici sono confluiti appunto dei testi che quegli storici leggevano sotto forma di pamphlet, dei discorsi appunto magari contro un popolo, a favore di un altro popolo, e che noi abbiamo soltanto per caso, diciamo, nella citazione di alcuni autori. Quindi infine, ultimissima domanda, poi veramente l'altra questione riguardo appunto questo rapporto che c'era nell'antichità tra colui che scriveva e l'edizione delle sue opere, è come e se potesse agire una forma di censura o repressione nel mondo antico. Cioè, per esempio, se si attuava la damnatio memoriae, si decretava la damnatio memoriae di un imperatore, poniamo Nerone, si riusciva veramente a cancellare il suo nome dalle opere
a, diciamo, eliminarle dalla memoria. Pochi anni fa è stato pubblicato un papiro che contiene l'apoteosi di Poppea, quindi in cui si parla molto bene, appunto c'è addirittura una divinizzazione della moglie di Nerone che ascende al cielo tra le stelle e da lì benedice, guarda, diciamo, protegge il marito. Nerone è dipinto come il marito ideale, no? Quindi ci si è chiesti, appunto, a quanto sembra questo testo è sopravvissuto grazie appunto alla tradizione orientale, da Alessandria a Costantinopoli, non tanto per il suo contenuto quanto per la reputazione del suo autore, che era un alessandrino, e quindi, diciamo, in modo campanilistico gli alessandrini, diciamo, che salvavano le loro glorie. Quindi ancora, come si controllavano le edizioni, come si pubblicavano le opere, si rendevano autentiche, e come si poteva, o se si poteva, diciamo, davvero controllare queste edizioni. Beh, una bella messa di domande. Io posso anticipare che molte risposte nel libro ci sono, però adesso proviamo a sentire dalla voce medesima di Luciano Canfora uno sguardo su tutte queste questioni. No, no, grazie. Certamente, poi sono, come dicono gli studiosi del tardo antico, che hanno un sacco di fonti, i vostri problemi insolubili, no? In parte insolubili, ma già riuscire a formalizzarli è un passo in avanti, certamente. E dunque, sono tutti e tre temi che possono consentire sproloqui, ma io voglio essere breve, cerco di esserlo. Riconoscimento di un testo che sbuca fuori dalle, come si diceva una volta, dalle sabbie di Egitto, che poi non erano sabbie, erano anche discariche, insomma, meno romantiche, diciamo, le fonti di questi frammenti, talvolta cospicui, poi spesso nascosti, no? Io non sono mai riuscito a capire le intere orazioni di Iperide che intorno al 1848-50 sbucano fuori, da dove provenissero, a parte la generica da Tebe, vabbè, da Tebe non significa niente, il commercio di quel materiale preziosissimo per molto tempo ha nascosto quello che per noi sarebbe importantissimo sapere, no? Scusate, la provenienza. E quando si tratta di testi totalmente nuovi, se c'è un indizio sull'autore siamo tranquilli, quindi il caso di Iperide che ho prima ricordato ci ha regalato orazioni importanti come quella contro Demostene, per esempio. Talvolta segmenti anche cospicui, ma non coincidenti con testi conosciuti. Il colpo di fortuna è quando c'è una citazione in qualche antologia tipo Stobeo che ci regala la possibilità di riconoscere quei due righi dentro i 200 righi che il papiro ci restituisce, e anche in quel caso siamo tendenzialmente tranquilli. Poi ci sono i casi irritanti, diciamo, dal punto di vista dell'identificazione. Testo a me carissimo, Elleni, cosiddette elleniche di Ossirinco, vabbè, che è un'intitolazione buffa, perché elleniche in quanto il racconto di storia greca, di Ossirinco perché vengono di lì. In due tempi, no? Grenfell e Hunt trovano una ventina di colonne, però non si sa chi sia l'autore. La materia si colloca dopo Tucidide, lo sottopongono ai grandi del tempo, no? Un buon metodo era allora di interpellare subito le persone. E Edward Meyer, caso di dire, la sapeva lunga su questa materia, dice che è Teopompo, in quanto non può essere Senofonte, perché Senofonte, continuatore di Tucidide, ce l'abbiamo e non è quello il testo. Anche Villamovis pencolava per l'ipotesi Teopompo, poi si seccò un po' di questa disputa e disse: non importa che sia l'autore, è un testo importante, va bene. Altri tirarono fuori lo sconosciuto Cratippo,
sul quale non ci soffermiamo perché sarebbe troppo divagante. Dopo un bel po' di anni, all'inizio degli anni 30, viene fuori un altro spezzone, quello pubblicato all'inizio del Novecento, 1908, da Grenfell e Hunt, annunciato anche sul Times di Londra, era scritto sul verso di documenti, e quindi carta riutilizzata. Quello trovato, comprato in realtà dagli italiani, Evaristo Breccia lo porta a Firenze, Norsa, Vitelli, eccetera, è invece molto più sontuoso dal punto di vista librario, è scritto sul recto, sul verso, il verso è bianco, e curiosamente all'inizio si lancia l'idea che è lo stesso rotolo, di cui non può essere perché è già la natura diversa, però neanche in questo caso sappiamo chi è l'autore. Non è irrilevante cercare di stabilirlo, questo è chiaro, a meno di non inventare delle persone tipo le Elleniche di Ossirinco, cioè un non nome, o invece invaghirsi di un nome del quale si sa qualcosa ma che non è necessariamente calzante, o invece aspettare qualche indizio. Credo, insomma, che si possa dire che almeno i frammenti fiorentini, cosiddetti fiorentini, si possano attribuire a Teopompo. Il bravo Emerdenger, quando venne fuori nel 48-49 l'edizione Bartoletti di questi frammenti, mandò una lettera a Bartoletti, conservata alla Laurenziana insieme a tanto altro materiale: grazie per aver pubblicato il secondo libro di Teopompo. Perché? Ma perché un nome proprio che figura in quei frammenti lo ritroviamo in una citazione, per fortuna a noi giunta, presso Arpocrazione, nel lessico di Arpocrazione, in cui si dice che quel tale in quella circostanza era citato da Teopompo nel libro secondo delle Elleniche. Quindi colpo di fortuna, potremmo dire. Però ancora oggi c'è chi ne dubita ed è continua a essere invaghito del misterioso Cratippo. Quindi è un lavoro così talvolta disperante, ma non vano, non ozioso. Nei repertori, per i repertori, il PAC 2, no? C'è tutta una sezione di anonimi, prosa e poesia naturalmente, anonimi raccolti sotto l'indicazione generica del genere letterario, quindi oratori, perché c'è un pezzo di tipo oratorio. Ma chi ci dice che non sia un'orazione che stava dentro un'opera storica? Noi abbiamo parecchio materiale di Dexippo, no? Dexippo nel III secolo dopo Cristo racconta storia romana, ha anche molti meriti come uomo d'azione, no? Il bravo Dexippo per la difesa di Atene. Dentro questi frammenti ci sono testi oratori, no? C'è un brandello di epitafio, sarà l'epitafio per i morti della guerra lamiaca, probabilmente. E quello strano papiro Stobart, barattato come Iperide senz'altro, epitafio per i morti della guerra lamiaca, non sarà per caso un pezzo di Dexippo? Perché Dexippo non ce l'abbiamo per intero. Altro caso limite, un frammento fiorentino classificato da Gallavotti quando era giovanotto, pubblicato nella rivista di De Sanctis, no? Rivista di filologia, come romanzo, testo romanzesco. Perché testo romanzesco? Perché si racconta di un naufragio, ci sono dei soldati che pur vittoriosi muoiono perché non vengono salvati in tempo. Probabilmente è un testo che raccontava la battaglia delle Arginuse, dove l'episodio del naufragio e del non recupero dei cadaveri dei marinai e dei soldati diventa poi quell'occasione che sappiamo.
Quindi il magma di tutto questo materiale anonimo, chiamiamolo così, è oggetto di assalti continui da parte nostra e magari anche della speranza di rintracciare da qualche parte un indizio che ci possa consentire di collocare questi brandelli in un posto confacente, insomma, appropriato. Grazie, sì, ha risposto, le spiego perché le ho fatto questa domanda, proprio perché leggendo il suo libro lei mette molto bene in luce la storia del metodo lacmaniano, eccetera, il mito dell'archetipo, ma anche quali pericoli, quali mostri possa creare qualora venga applicato troppo rigidamente e mi ha fatto venire in mente che anche dal punto di vista della storiografia, dal punto di vista storico, per esempio, diciamo, questa impronta ipercritica o dogmatica, appunto risalente alla filologia, insomma alla scuola filologica tedesca, anche a livello storiografico a volte abbia prodotto un metodo molto rigido. Per esempio penso a quegli autori appunto della letteratura giudaico-ellenistica, appunto degli autori greci, che quando esprimevano dei giudizi, per esempio anti-ebraici, venivano chiamati col loro nome, e qualora invece esprimessero dei giudizi, per esempio filo-ebraici, allora dovevano essere chiamati pseudo, no? Pseudo-manettone, pseudo-ecateo. Quindi c'era poi una fioritura di nomi e poi pseudonomi. Il quindi doppio. Anche questo adesso, diciamo, c'è una tendenza a riconsiderare tutti questi casi e accertarsi se non siano invece, appunto, la realtà storica non sia poi così rigida o dogmatica o non segua i nostri stessi schemi, no? La divisione tra civiltà e quant'altro. Quindi magari invece c'era soltanto un manettone, c'era soltanto un ecateo che esprimeva vari giudizi, anche se a noi non risultano sempre coerenti. Però questo naturalmente non vuol dire che questo metodo illustrato qui non sia utile, appunto non è un esercizio vano, come giustamente ha detto lei, non è un esercizio vano, perché comunque ci porta continuamente a riflettere sulle interferenze tra il libro, appunto la forma del libro, l'autore e anche appunto le varie edizioni, appunto le varie sopravvivenze del testo. E poi mi interessava anche, appunto, cioè emerge anche da altre sue opere, naturalmente anche in questa, il perché un testo sopravviva. Anche questo è interessante, no? Sì, dal punto di vista librario, cioè perché, per esempio, appunto, un autore come Flavio Giuseppe, noi lo abbiamo tutto, per lei intero. Lo ha per intero, e appunto perché in alcuni casi, naturalmente, lo sappiamo, i papiri egiziani ci hanno dimostrato ciò che già si sapeva, cioè che Omero era nel sillabo scolastico di tutti i ginnasi, quindi era il testo più letto, era la Bibbia dei greci, quindi per questo la maggior parte dei papiri contengono Omero. Però perché un autore sopravvive? E quali sono? Certo, sì sì, anzi direi che il secolo dei papiri, come fu detto dopo quello delle epigrafi, il secolo dei papiri sarà il Novecento, ormai credo che sia un po' esaurita la riserva sotterranea, ha squadernato un problema, che cioè la tradizione giunta attraverso manoscritti medievali o anche proto-umanistici, insomma la tradizione che usiamo definire manoscritta, un po' buffamente, perché tutto manoscritto, volendo, anche un'epigrafe è scritta a mano. Però rispetto a quella tradizione, la massa di papiri disordinatissima ha squadernato un altro mondo, un mondo sottratto alla selezione. Mi pare giusto sempre ricordare che è vero che i danni del tempo hanno falcidiato tante cose che noi vorremmo. Mi pare che Saim abbia detto una volta che darebbe indietro un intero gruppo di libri liviani in cambio di un Asinio Pollione, un po' ironico naturalmente. Il tempo ha fatto la sua parte, i danni materiali anche, l'opera dell'uomo distruttiva, no? Mauersberger
scrissi una volta che un monaco pazzo aveva fatto a Brandelli l'ultimo esemplare delle Storie di Sallustio, no? Questa è una battuta abbastanza nota. Però c'è una ratio nella conservazione ed è la scelta dei posteri, i quali posteri non siamo noi, ma è la cultura cristiana che ha vinto, con qualche strattone anche violento, ma ha vinto distruggendo un bel po' di cose. Teofilo, le mani sporche di sangue, dice Gibbon, no? Che ha fatto distruggere il Tempio di Serapide e quindi tutti i libri che stavano lì dopo che Aureliano si era incaricato di distruggere la biblioteca di Alessandria nel III secolo, no? Fra il 200 con la guerra contro Zenobia. Ma a parte appunto queste devastanti operazioni e la violenza soprattutto di alcuni periodi della storia cristiana in lotta contro la cultura precedente, prima che altri padri della Chiesa un po' più pensanti inventassero la continuità per cui quelli lì anticipano noi altri, che è una trovata formidabile per salvare il salvabile, ma direi che in tutte le rivoluzioni della storia c'è prima la violenza distruttiva e poi il recupero. Non a caso il bravo Emerdinger tanti anni fa scrisse un articolo breve ma incisivo su Belfagor che metteva in luce che la bizantinistica russa era stata travolta dalla rivoluzione, no? Il 17, 1900, perché Bisanzio è il mondo retrivo del passato e noi facciamo tabula rasa del passato, quindi cattedre scomparse, il povero Benesevic, grande bizantinista, finito nel nulla in qualche gulag, povero disgraziato. Stalin recupera la bizantinistica perché quello è il passato della Russia e siccome la torsione staliniana è in direzione diciamo nazionale, Bisanzio è l'antefatto nostro, quindi anche Ivan IV va benissimo, si salva un pezzo della cultura della terza Roma in continuità con la seconda Roma. Ecco, è un caso classico di recupero che avviene dopo un periodo distruttivo. E quindi noi abbiamo Platone ma non abbiamo Democrito per la stessa ragione, no? Perché Platone è l'architrave di una cultura filosofica che si è sposata con il cristianesimo trionfante con alti e bassi, mentre invece il materialismo, ma ancora Hegel nelle lezioni di storia della filosofia, quindi stiamo parlando di lezioni cominciate nel 1805-6 e ripetute fino a che lui non è morto di colera, poveretto, nel 1830-31, dice Democrito, Epicuro non ne parliamo, parlano, osano parlare di atomi e persino Locke, del quale lui ha grande stima, parla di molecule, mentre sono tutte baggianate degli scienziati, perché la materia non è fatta di atomi, stiamo parlando di un uomo all'inizio del secolo XIX, va bene. Quindi la condanna per Democrito è definitiva a quel punto. E potremmo seguitare anche con altri criteri, no? È evidente che Demostene è un gigante, per me lo è anche politicamente, nonostante le caricature dei suoi da parte dei suoi avversari. Però altri oratori altrettanto efficaci ci sono stati, ma nella cultura bizantina orator, cioè l'oratore per eccellenza, era lui, e quindi lui ha avuto una tradizione ininterrotta. Antiche Demosthenes Aus Gaben dimostra che già nella tarda antichità ci sono quattro almeno punti di partenza da cui discende una tradizione manoscritta che non si è interrotta mai. Anche Fozio ce l'ha sotto mano, eccetera. Quindi la tradizione che si forma per vettori culturali fondamentali che sono di carattere letterario, filosofico, manualistico, per cui un'opera storica che racconta tantissimo ha chance di vita più forti che non un'opera gigantesca che racconta poco. Per cui abbiamo molto di Odoro Siculo, peccato che ci manca un bel pezzo, grosso modo 20 libri su 40 ci è andata bene, Polibio, poveretto, solo 5 su 40. Ma le Filippiche di Teopompo erano 58 libri e raccontavano la storia di Filippo di Macedonia, cioè un dodicennio al massimo.
Fozio lo leggeva ancora, però già segnalava che gli mancava qualche libro. Noi abbiamo una marea di citazioni, ma non ce l'abbiamo più. Perché? Perché è chiaro che Diodoro, o chi per lui, scalza. Eutropio, ancora più consommé, viene tradotto in greco da Peanio, quindi è il manuale perché un funzionario sappia la storia romana nel suo complesso. E se non sa il latino e il greco, c'è la traduzione greca per lui. Quindi sono tutti questi vettori, non sono frutti del caso, sono frutti della storia, della cultura, della religione, eccetera, eccetera. I papiri sono selvaggi, in senso buono, cioè arriva questa massa di roba che era buttata, che è sopravvissuta, magari nascosta anche in un luogo protetto, no? Persiani di Timoteo, il soldato romano che, o chi per lui si è fatto seppellire con appresso, questo sarà un maniaco chiaramente, no? Un testo noiosissimo, oserei dire inutile, ma comunque si è salvato e viva, va bene. Per molto tempo ha avuto un privilegio, il più antico papiro letterario esistente, poi è stato scalzato, va bene. E i papiri però hanno questo vantaggio gigantesco di farci toccare la realtà un po' più da vicino, è molto più contraddittoria, indisciplinata, con un limite che è quello geografico, per cui noi tendiamo a dire nel secolo tale leggevano molto Euripide, certo, in Egitto, magari in Spagna no, però meglio di niente, ecco. Sì, io temo di avere anche un dovere di disciplinare verso la fine, per questione di orario, questa discussione. Mi aggancio proprio soltanto a queste ultime osservazioni scaturite dalla domanda della collega. In effetti studiare la storia della tradizione dei testi diventa anche un modo per studiare la storia del gusto che si è protratto nei secoli. Wilamowitz, quando fu scoperto il grande papiro di Bacchidide, dopo averlo studiato osservò che tutto sommato c'era un motivo per cui si era salvato solo Pindaro e non invece Bacchidide. Non siamo costretti a essere d'accordo con lui, però è vero che spesso i papiri ci danno quello che la tradizione ha voluto far perdere, ha voluto scartare. Sì. Da questo punto di vista la ricerca a ritroso dei testi della critica filologica è perfettamente analoga alla critica storica. Infatti suggerisco in particolare in questo bellissimo libro un capitolo che il professore ha aggiunto, diciamo, nella rivisitazione ultima del libro rispetto alle lezioni degli anni Ottanta, in cui mette proprio al centro un rapido confronto tra Paul Maas e Marc Bloch, in cui si vede molto bene l'assoluta affinità del metodo della ricerca storica e anche della consapevolezza che la, come lui spesso la chiama, l'illusione stemmatica può essere traviante rispetto al magma ininterrotto della storia. Questo libro è l'irruzione profonda della storia nella critica del testo.